Buongiorno a tutti, sono abbastanza puntuale, dai. Ciao a tutti. Ciao Luca. Abbiamo consiglio regionale, ma sono salito, tanto non c'è ancora le mozioni, ci sono le interrogazioni, io non ho nessuna interrogazione, quindi possiamo tranquillamente, chiedo a Cristiano se ci siete tutti, se possiamo partire, aspettiamo qualche minuto. No, confermo che quelli che mi hanno dato l'ok su oggi ci sono tutti, quindi possiamo cominciare. Io vi saluto, vi ringrazio della presenza. Prima di passare la parola a Luca per iniziare questa conferenza stampa che ha per oggetto il futuro del liceo Quasimodo di Magenta, una proposta utile a tutto l'Ovest milanese, vi chiederei, per evitare sovrapposizioni di voci e di suoni, di spegnere i microfoni. Fabrizio. Ok, perfetto, bravissimi. E poi, ovviamente, dopo l'intervento di Luca ci sarà la possibilità di fare domande, interventi, richieste di chiarimento. Semplicemente riattivando il vostro microfono oppure chiedendo in chat di poter intervenire. Luca, a te la parola. Sì, grazie intanto a tutti voi, grazie per la presenza, insomma ci stiamo tutti abituando a lavorare in questa modalità da un po' di tempo purtroppo, e la conferenza stampa di oggi io credo che sia una conferenza stampa importante per il nostro territorio, quindi non solo per Magenta, perché come diceva Cristiano ha per oggetto il liceo Quasimodo. Come sapete il liceo Quasimodo è un importante liceo che ha sede a Magenta, attualmente a 1151 alunni, di questi solo 196 sono di Magenta e altri 955 arrivano da ben 50 comuni dell'Ovest milanese. In questi giorni sapete che il governo è impegnato nel decreto rilancio a Italia, un decreto che vale solo per il 2020 55 miliardi e 26,2 miliardi nel 2021. Su questo specifico decreto il gruppo parlamentare Noi con l'Italia, e in particolare a firma dell'onorevole Maurizio Lupi e dell'onorevole Alessandro Colucci, ha presentato un emendamento chiedendo appunto uno stanziamento straordinario di 6 milioni di euro che devono essere destinati alla città metropolitana per ampliare o adeguare in modo strutturale il liceo Quasimodo di Magenta. In poche parole è, come dire, il primo mattone, ma un mattone molto grosso, se questo emendamento passerà, per costruire il nuovo liceo Quasimodo a Magenta. Questo liceo aveva avuto un progetto alla fine del mio secondo mandato da sindaco nel 2012, cioè nel mio PGT avevamo individuato un'area per costruire il nuovo liceo. La provincia allora era disponibile a partire con la costruzione di un nuovo liceo, poi ahimè in Italia abbiamo abolito sostanzialmente le province, sostituite con l'area metropolitana, e questo progetto non è mai decollato. Io avevo avuto recentemente un'interlocuzione con la vice sindaca, sindaco non so come lei piace più essere chiamata, Censi, della città metropolitana, insieme al consigliere comunale di Magenta Paolo Razzano, per sottoporre all'attenzione appunto del vice sindaco dell'area metropolitana i problemi del liceo Quasimodo, che sono parecchi, e anche lei aveva convenuto che la soluzione migliore sarebbe stata quella di un nuovo liceo, ma a quel tempo, qualche mese fa, prima dell'emergenza Covid, chiaramente mancavano le risorse. Io credo che questa sia una grandissima opportunità. Tra le altre cose, io vi ricordo che il liceo Quasimodo attualmente è diviso su tre sedi. La sede principale, quella cioè su Via Volta, è posizionata in un edificio addirittura degli inizi del Novecento, in via Colombo, dove c'è un'ex scuola elementare di Amicis, e poi addirittura il liceo musicale ha sede dentro la scuola media Baracca. E il liceo Quasimodo ha quattro indirizzi, artistico con quindi è possibile per i nostri ragazzi, per i nostri studenti, prendere il doppio diploma, quindi italiano e nella lingua madre. Poi abbiamo l'indirizzo classico, l'indirizzo scienze umane e l'indirizzo musicale. Le criticità sono sicuramente la prima che vi ho descritto, cioè un liceo che è su tre sedi diverse e tra le altre cose
sedi, come dire, non propriamente pensate, progettate, realizzate per un liceo, ma per vecchie scuole, appunto, degli inizi del secolo o degli anni 70. Quindi c'è una esiguità degli spazi, le aule sono destinate esclusivamente ad aule didattiche, quindi mancano i laboratori, mancano le aule da destinare a specifici corsi, palestre. Per chi ha conosciuto la storia del Quasimodo sa che viene utilizzata addirittura la piccola palestrina di Casa Giacobbe, altri vanno al palazzetto dello sport, altri ancora alle scuole medie baracca. Manca un'aula magna, manca un archivio, manca tutte quelle aule che servono soprattutto per il liceo musicale, per le lezioni individuali di strumento musicale o di musica insieme, tanto che alcune di queste aule non hanno un profilo di sonorità particolarmente adeguato. E da quest'anno la città metropolitana sta pagando un affitto alla banda civica, perché i ragazzi devono uscire proprio fisicamente dalla scuola e recarsi nella sala prove della banda civica per poter fare lezione. E poi abbiamo i problemi di iscrizione, perché questo liceo, che ha 1151 alunni, ne potrebbe accogliere molti di più, ma mancando le aule chiaramente questo non è possibile. Infine l'ultimo è l'inadeguatezza degli spazi per le attività amministrative. Ecco, allora io oggi, oltre a darvi questa notizia importante, cioè dell'emendamento depositato dal gruppo parlamentare Noi con l'Italia e quindi dagli onorevoli Lupi e Colucci, io attraverso di voi voglio lanciare, ma poi chiederò oggi pomeriggio un incontro ufficiale, un appello a Beppe Sala. Beppe Sala è il sindaco della città metropolitana, non è solo il sindaco di Milano. Allora io voglio mandare a lui questo messaggio attraverso la stampa. Io voglio incontrare a breve Beppe Sala insieme all'onorevole Lupi e all'onorevole Colucci, perché questo è un momento particolarmente difficile per il nostro paese. Siamo come nel dopoguerra, dobbiamo ricostruire l'Italia, dobbiamo ricostruire anche un tessuto sociale. Io sono sbalordito in questi giorni da una politica che non sa costruire, che è solo l'attacco l'uno contro l'altro armato. Io voglio mandare invece un messaggio a Beppe Sala, che è possibile aprire un tavolo con le istituzioni, i comuni del nostro territorio, la città metropolitana, la regione, le istituzioni scolastiche, quindi la direttrice scolastica del liceo Quasimodo e perché no la direzione scolastica regionale. Per fare che cosa? Per dare una risposta concreta a un bisogno di un territorio, cioè che è quello della scuola, della formazione dei nostri giovani. Se noi dobbiamo ricostruire, vogliamo puntare davvero sui giovani, che cosa più della scuola? Dobbiamo puntare su un nuovo liceo. Questo liceo non è adeguato oggi, non è adeguato perché siamo nel 2020 e i nostri ragazzi non possono andare in scuole che non sono, come dire, competitive con le altre scuole europee, che non hanno aule, che non hanno laboratori. Ecco, questo credo che sia una grande occasione dove la politica può dimostrare che al di là dei colori delle casacche si può mettere insieme, dove davvero l'altro non è il tuo nemico, ma è una risorsa, e insieme all'altro, anche se è una casacca diversa dalla tua, puoi costruire il bene comune. Io credo a questa politica, sono stato educato a questa politica, ho sempre vissuto in questo modo quando ho fatto il sindaco, quando ho fatto il consigliere regionale o l'assessore, e sono convinto che questa politica porta frutti. E questa è la politica che convince la gente che la politica è una cosa seria, che serve per creare il bene comune. Le polemiche, a volte artificiose, per avere qualche percentuale in più, neanche nelle elezioni, ma nei sondaggi, lasciano il tempo che trovano. Io credo, come dicevo prima, allora, che questa sia una grande opportunità per tutti. Io già da oggi, dopo questa conferenza stampa, chiederò un incontro ufficiale a Beppe Sala, perché credo che quei 6 milioni di euro, che è il primo mattone, ma mattone abbastanza grande, che se questo emendamento quindi verrà votato, e serviranno magari più risorse, perché se si pensa a un liceo che magari deve avere delle palestre, magari servirà qualcosa in più, no? Però voglio dire, ci si mette intorno a un tavolo e si vede che cosa si può fare. Come sapete, nei 3 miliardi di euro che la regione ha destinato agli enti pubblici, cioè ai comuni e alle ex province, quindi aree metropolitane, ci sono importanti risorse anche che possono essere utilizzate per l'edilizia scolastica. Questa mattina sentivo proprio l'ex ministro Delrio che parlava di un piano per la scuola nazionale, che è passato dai circa 200 milioni del governo Renzi a quasi 9 miliardi di oggi. Quindi credo che oggi, anche in un momento di difficoltà come questo, è trovare risorse. E ripeto, se noi vogliamo far ripartire l'Italia, che cosa c'è di meglio se non investire appunto sul protagonismo dei nostri giovani, sulla scuola, sulla formazione, quindi investire davvero su capitale umano. Ecco, io credo che questa
questa sia davvero un'opportunità che non possiamo perdere, un treno che passa nel nostro territorio oggi e va, come dire, preso al volo, e va preso al volo con la collaborazione di tutti, dando un esempio concreto che c'è una politica positiva, una politica che ha come finalità quella di far crescere le proprie comunità piccole o grandi e che lascia la polemica un po' in secondo piano, ma prima di tutto ci mette la voglia di costruire. Ecco, quindi la notizia proprio di oggi era questa, cioè mi auguro che questo emendamento venga votato da tutto il Parlamento. Come sapete, questo decreto dovrà passare prima alla Camera, andare al Senato, poi tornare alla Camera, quindi mi sembra però che questo sia già un buon punto di partenza per rilanciare il nostro territorio, che ripeto non è solo Magenta, è un territorio, perché vi dicevo prima sono 50 i comuni che mandano i propri studenti al liceo che ha sede a Magenta. Magenta è sempre stato anche un polo scolastico, credo che sia davvero importante per rilanciare anche il nostro territorio puntare su iniziative come questa.